Atalanta, para di tutto, ma soprattutto un rigore a Cristiano Ronaldo. E poco dopo, da disteso, alza la mano e nega il 2-1 a Morata. Partita che è stata fatta praticamente per tutti i 90 minuti alla Juve, mancano 30 secondi. Ronaldo sbaglia un rigore, lo tira malissimo, parato da Collini facilmente. Gli ha parato anche un rigore, ragazzi. E parare un rigore a Ronaldo, considera, è rarissimo. Szczęsny, anche lui, non è che abbia fatto una brutta partita. Portieri protagonisti in questo super match. Juventus-Atalanta 1-1, ultima azione con l'Atalanta che si porta avanti con il Papu si guadagna calcio d'angolo. Ultimo calcio d'angolo della partita, il recupero sarebbe scaduto, vediamo se l'Atalanta prova a vincerla. Mo stai a vedere che segnano, eh. Arriva Muriel, Palomino. Niente, è finita! All'Allianz Stadium, 1-1, una super partita, un divertentissimo. Juventus-Atalanta, portieri protagonisti in questa super sfida. Soprattutto Pierluigi Collini che para un rigore a Cristiano Ronaldo e para anche poco dopo su Morata, una gran parata, ma tantissime altre parate. Riavvolgiamo il nastro perché a inizio partita Chiesa porta in vantaggio la Juve con un destro, se la sposta così, destro-sinistro, sinistro-destro, e poi c'è il pareggio dell'Atalanta nel secondo tempo con un super gol di Freuler che tira una mina da fuori, traversa di Freuler e gol di Freuler. Ragazzi, Juventus-Atalanta 1-1, Juventus che in questo momento è a 24 punti, il Napoli vincendo a Milano, perché mettiamo in preventivo anche che il Napoli possa vincere, preparatevi perché spacco di casa se vinciamo, spacco di casa se perdiamo, quindi preparatevi a comunque una casa proprio in mille pezzi per Inter-Napoli. Una partita importante per il Napoli. Ma parliamo di Juve-Atalanta. Juve che ha fatto la partita per tutti i 90 minuti, ha praticamente dominato. L'Atalanta è riuscita a tirare solo negli ultimi 10 minuti, di cui Szczęsny ha fatto una grandissima parata su Zapata. Juventus che dunque a 24 punti fallisce l'opportunità di scavalcare l'Inter temporaneamente, perché l'Inter deve giocare contro il Napoli, e il Napoli vincendo andrebbe anche a meno 1 dal Milan, meno 1, poi si vedrà il Milan durante la partita del Napoli cosa farà. Quindi Juve che fa la partita, Juve che passa in vantaggio con questo super gol di Chiesa, poi pareggio di Freuler e rigore per la Juve. L'arbitro un po' indeciso, l'arbitro che comunque ha arbitrato bene oggi, a parte il rigore, comunque prima del giallo per simulazione a Chiesa, che ha fatto una grandissima partita oltre al gol, una partita di sacrificio tecnico-tattico, e poi fischia rigore, che poi Ronaldo tira malissimo e Gollini non può fare altro che parare. Stiamo facendo vedere la classifica: Milan 27, Inter 24, Juve 24, Napoli 23, Sassuolo 22, Roma 21, 6 squadre in 6 punti, in quanti punti? Dalla prima e la sesta in 6 punti ci sono 6 squadre. Ma soprattutto Inter, Juve, Napoli e Milan. Queste 4 si lottano lo scudetto quest'anno, ve lo dico. Per come hanno cominciato, poi considerato che il Napoli ha ancora l'udienza per la partita con la Juve, quindi ci vorrebbero togliere il punto di penalizzazione, mettiamo in chiaro anche questo. La Juve che dunque pareggia, forse meritava la vittoria, ma l'Atalanta che passa in svantaggio, poi reagisce e poi chiude in attacco al 90esimo con questo calcio d'angolo che poi non è andato a buon fine. È comunque tanta roba, ragazzi, questa Atalanta. La cosa che mi ha sorpreso è stato l'ingresso del Papu Gomez, che come sappiamo ha avuto alcuni screzi molto gravi con Gasperini, e l'ha fatto entrare a pochi minuti dalla fine, e,
E questo mi ha sorpreso. Non ha fatto entrare Ilicic, ci ha fatto giocare titolare Malinowski, che ha giocato discretamente. Ragazzi, il fantacalcio sta andando una meraviglia. Ve lo dico, sta andando una meraviglia, poi ne parlerò. Ragazzi, io ho parlato, ho detto tutto su questa partita. Mi sono dimenticato una cosa. Ronaldo era da solo davanti alla porta, inizio partita. Ronaldo da solo davanti alla porta si fa fregare a Gym City, la palla finisce a Morata, tacco alla Balotelli da stupido e la palla si gira, tacco a porta spalancata, doveva solo metterla in rete, che fa? Si gira, tacco e palla fuori. Quindi veramente erroraccio da parte di Morata. Ragazzi, dopo questa precisazione, io vi lascio, ci vediamo dopo con il post partita di Inter-Napoli. Preparatevi, perché io oggi voglio arrivare al secondo posto, per poi giocarmi qualcosa che non ho mai visto. Ciao!